15 e 16 maggio, ecco le date delle giornate FAI di primavera 2021. Torna l'evento che porta alla scoperta della bellezza dei luoghi artistico-architettonici che costituiscono il patrimonio culturale italiano. Appuntamento anche a Teramo con tanti luoghi diversi, storici e naturali, da conoscere e da visitare. In città saranno aperti molti luoghi, permettendo così di ammirare tra gli altri il Palazzo di Giustizia di Teramo, opera di Gianfranco Canigia, il primo esempio di architettura pubblica contemporanea del capoluogo abruzzino. Il palazzo è stato progettato negli anni 60 dall'architetto romano Gianluca Canigia, successivamente è stato realizzato negli anni 70 e inaugurato nel 1980. Il palazzo si caratterizza per delle linee ovviamente moderne, tipiche dell'epoca in cui è stato progettato, ma nello stesso tempo presenta degli elementi classici che si possono notare guardando la facciata, caratterizzata da una serie di aperture geometriche che si susseguono con un ritmo ben cadenzato, e poi anche all'interno, dove appunto c'è uno spazio caratterizzato da volumi solenni. Il FAI in sostanza vuole far conoscere questo edificio perché vuole, diciamo, accoglie l'invito di un altro maestro assoluto dell'architettura italiana, Gio Ponti, il quale invitava le persone ad amare l'architettura, perché chi ama l'architettura ama il proprio paese, quindi bisogna amare sia l'architettura antica ma anche l'architettura moderna. Il palazzo sarà visitabile il 15 maggio dalle ore 10 alle ore 13. Grazie alle guide del FAI, che noi chiamiamo in realtà narratori, che ovviamente sono persone, sono volontari FAI che hanno studiato, che hanno approfondito e che racconteranno il luogo e la genesi del progetto. Durante le giornate del 15 e 16 maggio, grazie al FAI, si potranno visitare a Teramo anche alcune stanze affrescate di Palazzo Cerulli Relli in Piazza Garibaldi, la prefettura, inclusi gli appartamenti privati del prefetto, e i giardini dell'antico collegio femminile di Regina Margherita.